Bene, torniamo in compagnia di Gaetano Stella e Elena Parmense, la nostra coppia celebre che si sta raccontando davvero con tanta passione, quale poi è quella che li unisce, perché loro condividono da ben 29 anni la passione per il teatro, che come ben sapete è diventata anche la loro professione, quindi entrambi attori di successo. E abbiamo raccontato gli esordi, tra un po' racconteremo anche il loro matrimonio perché è d'obbligo, però prima volevo fare un salto in avanti a quello che è stato un po' il loro futuro, il frutto del loro grande amore, e quindi questi figli, due in modo Due, sì. particolare, di cui una, la prima, è come voi, diciamo, attrice di È successo, un quindi si è clone seguito. nostro. È la sintesi mia e sua portata in palcoscenico. E Ed elevata però perlomeno alla terza potenza, cioè c'ha tutti i suoi difetti elevati alla terza potenza, Sì, tutti i miei pregi pregi, elevati. E viceversa, e viceversa, e viceversa. Quindi diciamo è la proiezione del vostro amore, Sì. ma anche della vostra passione poi per il teatro. Siete riusciti a trasmetterla a vostra C'è un figlia. motivo però, perché era piccolissima e lei Allattavi. all'attava prendeva ancora il latte. Verso la fine del primo atto, telefonata a mia mamma, che con mio padre venivano con la macchina all'Augusteo dietro le quinte, arrivavano esattamente nell'intervallo, allattamento dietro le quinte di Serena. Inizio secondo atto, Serena si stacca e ritorna a casa. Cioè, una che è stata allattata dietro le quinte e non per un giorno, è ovvio che è cresciuta sedendosi sulla sediolina del teatro, così a guardare le prove per 3 ore, 4 ore, senza mai seccarsi o scocciarsi. È venuta su con questa malattia del teatro. Ecco, è bello vedere appunto una famiglia unita, no, in questa dimensione teatrale. Avete raccontato degli esordi davvero molto carini. Ma mi chiedevo, il mondo dello spettacolo è anche un ambiente particolare, non è tutto rose e fiori. Assolutamente. Ecco, anche spesso frequentato da persone particolarmente avvenenti, non so, le attrici, gli attori. Ecco, come gestite voi come coppia di professionisti questo problema della gelosia, se c'è anche sul vostro Con set? molto Ecco. divertimento, moltissimo. Questa è la parte comica, buffa, divertente della nostra vita di coppia. Perché a un periodo iniziale di sua gelosia, perché ovviamente io venivo da un'esperienza più lunga, io sono più, non più grande, più vecchio di lei di un po', di qualche anno. Allora venivo da un'esperienza maggiore. Allora a un periodo iniziale di sua gelosia, perché io facevo il regista, quindi avevo rapporti. È subentrata una fase seconda. Io mi sono fatto un po' troppo più grande di lei, lei invece era più giovane, è Bella subentrata invece donna, una sì. fase, diciamo, all'incontrario, dove io ho cominciato a sentire un po' di Anche tu ansie, devi provare l'ansia della l'ansia della gelosia. gelosia. E Gaetano, consenti, adesso le ansie sono doppie, perché anche tua figlia, che è una bellissima donna, Non per ne voi. parliamo proprio, là proprio, lì poi io ero il fidanzato ufficiale di mia figlia, mo sto in terza, non ho più la pole position. Però voglio dire, è molto divertente questa cosa, perché questo, non lo dico, sai, per dire, questo sale ha dato Aiuta, sapore aiuta. alla cosa, perché sinceramente, tranne qualche. E ci mancherebbe altro, sarei un ipocrita a dire, tranne qualche piccolo momento in cui veramente la gelosia è diventata mai fondata realmente, almeno nel mio caso, no, neanche nel suo, mai Giusto, fondata realmente, precisiamo. però è diventata un po' più, come dire, pungente, perché c'era veramente qualche cosina che diventa, sai, ti trovi di fronte un attore o un'attrice o un collega di lavoro che ha una simpatia per te o per così. Ma poi anche Esistono la queste natura del cose, vostro lavoro, ma molto per l'amor di Dio, fai spesso, una scena d'amore, voglio dire, ti abbracci, non è quello. dovete condividere Però, emozioni. tranne qualche momento un po' pungente dove semmai, ecco, c'è stata anche una riflessione fatta con un po' più di serietà. Il resto molto divertente, perché diventava un gioco e dentro questo gioco si recuperano anche i rapporti di coppia in maniera Ecco, più quindi la gelosia che addirittura drammatizza e aiuta quindi la Ah, sì, coppia assolutamente, a assolutamente, durare nel tempo. assolutamente. Ci sono dei meccanismi che vengono indotti dalla messa in scena, come giustamente dicevi tu, però c'è anche la forza e la coscienza che
che noi siamo uniti. Questo non bisogna dimenticarlo, perché è fondamentale, perché se non ci fosse l'unione di base, tutto il resto sarebbe vulnerabile, è normale. Vuoi sapere che mi ha fatto? Ma perché ti devo dire? Quando mi ha conosciuto e ci siamo, fra virgolette, fidanzati, che poi sì, non ci siamo fidanzati, ci siamo sposati direttamente. Dopo 6 mesi abbiamo raccontato. Sì, praticamente io avevo un amore per il teatro smisurato. Lei cominciava, io avevo un amore smisurato che veniva dalla mia esperienza con il Teatro Popolare Salernitano. Cioè. Però il mio amore per il teatro non era, come dire, professionalizzato. Cioè io praticamente mi vergognavo di chiedere soldi. Come mettemmo su famiglia, lei disse, aspetta un momento, adesso cominciamo a... Mi mise vicino al telefono, presentazione 200.000 lire, partecipazione allo spettacolo 80.000 lire, regia 500.000 lire. Sì. E me lo attaccò con lo scotch vicino al telefono, in modo che man mano che mi telefonavano le persone che erano abituate al fatto che Gaetano viene a presentare, ma certo... E poi mi facevano la targa, io dicevo, senti, io quest'anno però non la targa, ma 200.000 lire. Svenivano dall'altra parte, perché non erano abituati a questa mia... Però ho professionalizzato, poi mi sono divertito, perché gente, ma caspita, ma si campa di questo lavoro. E noi abbiamo la soddisfazione di poter dire che a Salerno, a Salerno, non a Roma, non a Roma, a Milano o a New York, a Salerno siamo riusciti a rendere questa attività professionale. Professionalizzare la passione, ecco, questo è un po' l'obiettivo. È il mestiere più bello del mondo. Il mestiere più bello del mondo, e poi anche il fatto di non dover andare via per vivere quello che si vuole. Possiamo lavorare e stare anche nella nostra terra, bisogna trovare il coraggio come voi. Di scegliere il territorio. Di scegliere il territorio e di professionalizzare. Fu una scelta all'inizio, avevamo delle importanti cose. Volevamo andare via però all'inizio. Certo. Siamo stati in Canada, siamo stati in Argentina, in Giappone, siamo stati in Europa. In tutte le capitali europee. Veramente abbiamo girato stando nel nostro, non rinunciando al nostro territorio. La compagnia Salernitana. Io penso che sia un messaggio bellissimo che lanciamo anche per i giovani all'ascolto, che magari si stanno orientando su come appunto progettare, pianificare il proprio futuro. Ecco, anche da parte mia li invito a cercare di realizzarsi nella nostra terra, perché abbiamo delle potenzialità e facendolo in modo sinergico e professionale si può riuscire, quindi questo è un messaggio bello che ci arriva da una coppia consolidata. Sostengo una cosa, basta puntare sulla qualità e non sulla quantità. Questa fa parte della mia filosofia di vita e questo lo dico sempre a Gaetano. Poco ma buono. Poco fatto bene. Io so più caciarone, capito? La madre, ho puntato sulla qualità e non la quantità. Non è importante stare tante ore con i propri figli se poi non ci stai bene. Bastano poche ore intense. Contiamo adesso velocemente una cosa molto bella, Pietri sul Mare, che è il posto che vi ha convinto, no, a restare qui, a non andare fuori, e loro a Pietri sul Mare si sono anche sposati. Lo sa, certo. Lo so, sa, io sono pietrese, so tutto della mia terra. Vi siete sposati qui. E mi raccontate, c'era, Gaetano, c'era una tradizione familiare sua. La mia mamma. Però noi abbiamo anche la tradizione che ci sposiamo tutti di famiglia a Vietri e alla Lucertola. Qual è il problema? Mica stiamo facendo pubblicità. No, vabbè. Non è un problema. Vabbè, non c'è. Se è successo nell'83. Sono tutti belli i locali. Tutti locali, tutti belli, però loro avevano questa tradizione di famiglia. La mia mamma 30 anni prima si era sposata alla Lucertola e ci teneva che pure noi. E l'abbiamo fatto. Quindi, Chiesa di Sant'Antonio Marina, con Don Attilio della Porta, quindi sì. Tutti i volti storici. E poi alla Lucertola il ricevimento molto sobrio, sobrio, perché so. C'erano grandi mezzi, no, è stato un molto sobrio, però il locale è bellissimo. Questo è il loro matrimonio, ma adesso ci rivolgiamo alle coppie all'ascolto, perché una breve parentesi in compagnia dei nostri esperti del cerimoniale che vi daranno dei consigli utili per allestire al meglio il vostro matrimonio.